Buongiorno a tutti, io sono Cristina Manfredini della Fondazione ASPI Onlus. L'intervento che facciamo, che vogliamo insomma un po' raccontare a tutti voi, è a tre voci. Ci sarà Nicola Gencarelli, sempre della Fondazione ASPI Onlus, Federica Taddia, coordinatrice dell'animazione di Villa Serena e di Villa Ranuzza, strutture per anziani a Bologna. Vi raccontiamo un percorso d'uso di tecnologie multimediali fatto appunto con gli anziani delle due strutture, che è diventata un po' una sperimentazione. Ve la raccontiamo e vediamo insieme che percorso appunto siamo riusciti a fare. L'inizio, no, di questa sperimentazione ha visto l'uso di questo kit tecnologico. Giusto per capire di cosa stiamo parlando, siamo entrati appunto nelle due strutture con cosa? Un computer touch, abbastanza resistente, che per questioni ergonomiche di usabilità abbiamo appoggiato sul tavolo. A fianco vedete una tastiera standard, poi abbiamo utilizzato anche tastiere facilitate, vedete quella con i tasti ingranditi e colorati. E un lettore MP3, anche quello facilitato con pochi tasti per l'ascolto di audiolibri, collegato a un amplificatore, e poi insomma tutta questa strumentazione poi ve la faremo insomma vedere più in dettaglio. Solo una parentesi veloce, questo lettore è stato utilizzato nel progetto Ascolta Libri della Regione Emilia-Romagna, che insieme ad ASPI è entrato in 40 strutture, appunto della regione, con questa attività di ascolto di audiolibri. Per saperne di più di questo, sabato mattina ci sarà un convegno di restituzione di questa sperimentazione, perché è già terminata con le 40 strutture. Andiamo oltre e cominciamo a capire cosa abbiamo usato e per fare che cosa. Innanzitutto, insomma, questo titolo, no, che dice "Non fatemi le cose che non so fare", ci dice un po', no, come è stato un po' il primo approccio nel portare questa tecnologia, no? Però un approccio che veramente subito si è sciolto, no? Perché nel dire "non ho mai usato il computer" iniziavano a toccare, quindi è proprio solo una questione di un attimo. Comunque Federica poi vi racconterà meglio i risultati della sperimentazione e l'impatto. Allora, abbiamo cominciato concretamente lavorando con gli operatori a dire che cosa? Facciamo il passaggio dalla carta al digitale, cioè voi fate già tanta animazione, stimolazione cognitiva, avete già tanti strumenti. Guardiamo se il digitale può darci qualcosa in più. Questo ce lo siamo chiesti, non ne eravamo certi. Qui vedete il computer con un software molto, molto semplice che chiede l'abbinamento di parola e l'immagine. Abbiamo cominciato con qualcosa veramente di facile, perché l'obiettivo era proprio avvicinarsi alla tecnologia. E avvicinarsi a una tecnologia, quindi a un multimediale che speravamo dasse qualcosa in più rispetto alla carta. E ce l'ha dato, no? Perché siamo arrivati ad esempio al memory sonoro e quindi abbiamo tutto il discorso della comunicazione visiva, uditiva, dei feedback per iniziare l'esercizio, dei feedback positivi, negativi, tra virgolette, ma riprova. Quindi qui è venuto fuori, allora, il tuo stesso esercizio che facevi con le fotocopie, qui forse stimola un po' di più. Il passo, perché è veramente stato un percorso, no? Il passo ulteriore cos'è stato? Cerchiamo di personalizzare questi software. Diciamo che ASPI alle spalle, no, anni di ricerca, no, sui diversi strumenti, tra cui anche i software gratuiti e in commercio. Quindi noi, avendo fatto una selezione, abbiamo scelto quelli che
che possono anche essere personalizzati. Ce ne sono di diversi livelli di personalizzazione, no? L'idea però è proprio di costruire, no, degli esercizi, delle attività vicine al vissuto della persona. In questo caso, ad esempio, abbiamo costruito un memory con i cantanti di una volta. Guardiamo che è efficace. Benissimo. Naturalmente la personalizzazione, i software che chiamiamo tra virgolette aperti, cioè che non è che ci propongono l'esercizio così com'è, ma che possiamo modificare a seconda, no, anche dei contenuti che vogliamo, ci aprono a tanto. Ci apre anche al discorso della formazione dell'operatore, no, all'uso di questi strumenti. Un altro passettino che si collega un po' a quello che diceva il professore Rabi Chattà, alla finestra dei nuovi apprendimenti. Questo esercizio richiede il trascinamento. Quindi adesso poi Federica vi dirà meglio la scelta, no, degli utenti. Naturalmente non con tutti è stato possibile fare il trascinamento, ma con molti è diventata veramente una stimolazione oculo manuale, cioè una sfida a riuscirlo a fare. Tant'è che in effetti questo signore faceva fatica, no? Però no, ce la faccio lo stesso, la facciamo insieme, ma però voglio arrivare a fare l'esercizio. Insomma, quindi piano piano questo percorso è cresciuto anche come, insomma, come proposte. Adesso Nicola magari vi racconta. E su questa cosa degli apprendimenti e delle tecnologie inaspettate, noi avevamo ragionato sull'interfaccia touch, immaginando che fosse un'interfaccia più semplice, ed è un'interfaccia più semplice, ma c'è stato spazio anche per qualcuno che ha detto: bello il touch, ma se non c'è la tastiera non è un vero computer. Mio nipote usa la tastiera, quindi non è che io sto qui a scherzare. E noi inaspettatamente abbiamo quindi dovuto inserire la tastiera. Inserire la tastiera, inizialmente una tastiera normale. Stiamo cercando qui. Allora, la cosa migliore è fare una verifica di seguito. Considero che le lettere sono soprattutto in questa parte qua. Ecco la parte. Come sta andando spedita adesso? Avete visto che c'era anche una fase dove un'altra ospite della casa aiutava l'amica a trovare la lettera. Va bene, c'è questo apprendimento, abbiamo inserito una tastiera facilitata, tastiere che normalmente arrivano dall'esperienza e dalla competenza con le persone disabili, e questo ha aperto alcune facilitazioni, soprattutto tastiera facilitata, avete presente, l'abbiamo vista prima, tasti grandi, selezionati di meno, contrasti, scudi, quando ci sono anche problemi motori. E ha aperto un'interessante prospettiva con le persone anziane afasiche. Ok? Vediamo in questo video. Questa signora è una signora con un'afasia di produzione, vero? Sì, ma
in questo caso editor con sintesi vocale di qualsiasi tipo, qualsiasi software, stavamo usando in questo caso SuperQuaderno, ma si possono trovare anche applicativi gratuiti, per lei diventa uno strumento di comunicazione. Normalmente è nella competenza della comunicazione emotiva alternativa con le persone disabili, raramente si vede in contesti come l'RSA. E in questo caso un'altra situazione, sempre una persona con paralisi spastica, sordo, che usa la tastiera e poi mi ha scritto un'email. Abbiamo cominciato un breve dialogo a distanza. Abbiamo fatto un passaggio ulteriore. Cerco di stringere verso qualcuno, verso il tablet. Prima si parlava di tablet, su tre livelli: ricerca di immagini, quindi usare il tablet con applicativi molto semplici, gratuiti, che semplificano la ricerca di immagine. Diventa uno strumento di reminiscenza, forse. Forse l'ho sparata grossa, non lo so. Poi mi corregge tutto quello che ho detto. Diventa uno strumento di condivisione, di cerco, vedete l'immagine in alto a sinistra, cerco una parola chiave e ritrovo sempre immagini in questo caso di Casalecchio, ad esempio, e cerco video su YouTube sulla Marina Militare e ricordo. Un aspetto molto interessante è Google Earth. Google Earth è stato un potentissimo applicazione. Sapete, Google Earth per avere una ricerca satellitare del mondo, eventi di condivisione tra due uomini di sotto a sinistra che hanno cominciato a guardare la tangenziale di Bologna, a ricordarsi tutti i luoghi della loro vita. Poi sono arrivati a Monte Bianco, hanno fatto un viaggio e si sono raccontati i posti dove erano stati, per arrivare poi a Fruit Ninja, che è un giochino molto bello dell'iPad, che c'è anche quello. Abbiamo pensato anche agli ebook. Cristina prima diceva ascolta libri. Qualcuno dice bello l'ascoltare i libri, ma io vorrei tornare a leggere i libri. E allora le potenzialità dei tablet come ingrandimento, dei font, contrasti. Stringo. Ad esempio. C'è tutto? Sì, Sì? c'è tutto là. Si spogliasse un libro. In particolare lui era impressionato dal fatto che ci fosse tutto Dante lì dentro. Ultimo livello, il livello della compensazione delle tecnologie, tecnologia assistiva. Abbiamo portato qualcosa che di quello che è, diciamo, normalmente nel bagaglio di una biblioteca delle tecnologie compensative, strumenti leggeri di amplificazione. Molte persone anziane non sono protesizzate, hanno un'ipoacusia, molto spesso hanno delle protesi non regolate, non gestite. Allora abbiamo portato qualcosa che fosse al di là della protesi, cioè strumenti di amplificazione. Vedete, questo è uno strumento, se volete anche provarlo, lo abbiamo nello stand di Aspi, è uno strumento per amplificare sia attaccando la TV o attaccando il lettore MP3, sia nella comunicazione, vedete, tra operatore e persona e ospite. Vedete, l'operatore parla nel microfono e l'ospite sente amplificato in cuffia. In prospettiva, strumenti di ingrandimento. Vogliamo continuare portando anche video ingranditori, sia da tavolo che portatili. Comunicatori, cioè quello che abbiamo visto con la signora che utilizzava la tastiera facilitata e la sintesi vocale, può diventare questo, che è normalmente, se fate un giro negli espositori, qua trovate tantissime modalità di comunicazione anche per chi ha problemi non solo di produzione, ma anche di codifica dell'alfabeto con i sistemi simbolici, che adesso vuol dire anche iPad, vuol dire anche tablet, e dicendo. Video chat, e qua poi lasciamo stare, direi, e passo la parola a Federica, perché manca Grazie. troppo poco. Scusate per la voce, ma purtroppo questa mattina mi sono svegliata senza voce, quindi posso solo recuperare. Dunque, rispetto a quello che dicevano Cristina e Nicola, questa sperimentazione ha visto il coinvolgimento
coinvolgimento appunto di 25 persone anziane che sono state selezionate sulla base di quello che era il punteggio del mini mental, che per quanto potesse essere in alcuni casi approssimativo, però in ogni caso noi abbiamo valutato di coinvolgere persone che avevano un mini mental, quindi un livello cognitivo che partiva da un punteggio di 15 fino al 30, quindi da persone con un grado di demenza lieve, lieve moderato, moderato severo, e persone quindi con un mini mental normale, quindi con un punteggio alto. Ecco, noi possiamo dire che per quanto riguarda questo periodo di sperimentazione i risultati che abbiamo raggiunto sono stati molto importanti, soprattutto uno fra tutti in termini di miglioramento del tono dell'umore. Noi abbiamo visto che queste giornate in cui Nicola e Cristina sono entrati nelle nostre strutture poi successivamente hanno avuto un impatto proprio su quello che è l'umore delle persone che successivamente richiedevano di entrare di più all'interno della sala animazione, partecipavano di più alle attività, quindi ha avuto un impatto quindi anche su quella che è la partecipazione alle attività e quindi magari se in un primo momento sul cartaceo gli stessi esercizi non venivano effettuati per stanchezza, per difficoltà, in realtà la trasposizione su mezzo tecnologico ha permesso proprio di scoprire nuove modalità di conduzione di quelli che erano gli esercizi che noi di solito facciamo e quindi anche di scoperta di proprie capacità. Perché noi un'altra ricaduta che abbiamo visto è stato anche un miglioramento della coordinazione, come diceva prima Cristina, oculo-manuale, quindi le persone che riuscivano a coordinare proprio i movimenti, l'attenzione visiva con quello che era il movimento e anche rispetto a quello che era il controllo attenzionale, quindi in senso lato, per cui le persone riuscivano a prestare attenzione e la mantenevano per più tempo e andavano a inibire anche quelle che erano le risposte più istintive, soprattutto con persone emiplegiche che hanno maggiore difficoltà di attenzione. Ecco, e rispetto a questo, la signora che vediamo qui nel video è una persona che, come anche altri appunto che sono stati coinvolti, ha una demenza con anche insomma altre tipologie di problematiche, disturbi comportamentali, quindi difficoltà anche a stare seduta, a mantenere l'attenzione, richiede spesso la nostra attenzione. Però quel giorno lei è rimasta seduta per circa 20 minuti, possiamo dire, no? Che insomma, è abbastanza inusuale per lei, perché chiede spesso invece di alzarsi, di essere accompagnata, di girovagare. Ecco, e quindi noi ci siamo accorti attraverso il mezzo tecnologico di quelle che erano le sue capacità cognitive, quindi ci siamo resi conto che aveva, rispetto a quella che è la media che lei dimostra nella quotidianità, molte più capacità cognitive di quello che noi solitamente conosciamo o comunque abbiamo avuto modo di vedere assieme a lei. Per cui è stata proprio una riscoperta e un aumento di quella che è la fiducia e quindi anche il senso di autostima, no, personale. Tra l'altro il mezzo tecnologico per noi è un tramite fondamentale perché mette da parte l'operatore, in questo senso la persona non si sente giudicata ma ha un rinforzo da questo punto di vista audiovisivo che le permette di entrare protetta all'interno di una dimensione più ludica in un rapporto esclusivo, e questo abbiamo visto che ha incentivato moltissimo la partecipazione, perché per quanto noi cerchiamo di applicare e cerchiamo insomma di adottare un approccio il più possibile empatico, però per quanto sia insomma l'altro alle volte può essere sempre un elemento giudicante, no? Quindi insomma si è creato questo rapporto anche molto molto bello, non per tutti, perché non a tutti insomma, il mezzo tecnologico piace, preferiscono più il rapporto umano. E in questo caso invece con questo signore che chiameremo Giovanni, ecco, lui solitamente ha difficoltà a prestare attenzione agli stimoli per più di un certo periodo di tempo e il mezzo tecnologico gli dava la possibilità attraverso il touch così di definire lui quando muoversi e quando sfogliare la pagina, quindi seguiva quelli che erano i suoi tempi. E tra l'altro un altro aspetto che abbiamo visto successivamente a questa sperimentazione, abbiamo provato di utilizzare anche noi attraverso quello che c'è in commercio attività di stimolazione cognitiva su computer, però attraverso l'utilizzo del mouse. Io ho costruito una scatola all'interno della quale, così una cosa molto artigianale, all'interno della quale ho messo il mouse,
per facilitare il movimento perché la persona è emiplegica, ma in realtà la coordinazione non funzionava, quindi quella coordinazione, no, quello manuale di cui si parlava prima, e quindi dopo un po' lui si è spazientito e ha smesso di fare l'esercizio, nonostante lo stimolo a lui interessasse. Ecco, quindi anche la tecnologia touch sicuramente è ideale per le persone quindi che hanno maggiori difficoltà. Sì, ecco, c'è magari anche rispetto, rispetto al signore, che ha scritto poi la mail a Nicola, noi in realtà, successivamente, perché l'utilizzo di queste tecnologie ha portato a, come dicevo prima, ad un incentivo ad utilizzarle poi successivamente, infatti persone sono volute, scendere con noi a fare ricerche su internet, altri hanno chiesto appunto di scrivere una mail per tenersi in contatto con Nicola e Cristina e il mezzo tecnologico ci ha permesso di capire un po' come dicevo prima, magari che le persone, al di là di, soprattutto per una persona sordomuta, che aveva molte più difficoltà nel capire quelli che erano gli stimoli e quindi ha dato a noi la possibilità di adattare maggiormente quella che era, la nostra interazione, che forse prima pensavamo che il signore avesse delle capacità cognitive un po' maggiori, no? Rispetto a quello che lui dimostrava e questo quindi invece ci ha dato la possibilità perché quando ho scritto la mail si è visto che le scriveva in maniera molto telegrafica, quindi magari i suoi sì iniziali, perché insomma la comunicazione con una persona sordomuta non è semplice, quindi i suoi sì iniziali erano solo apparenti tante volte, quindi il mezzo ci ha dato la possibilità, vedete lui annuisce spesso, ecco, ci ha dato la possibilità di capire appunto qualcosa in più rispetto a quanto lui insomma, è in grado di interagire. La condivisione anche, e questo ha incentivato moltissimo la condivisione, le tre persone che vedete qui in questa immagine spesso non si parlano, o comunque fanno molta fatica ad entrare in comunicazione fra di loro. Noi abbiamo fatto un grandissimo lavoro per cercare di creare maggiori interazioni. Lo facciamo attraverso le attività e sicuramente, insomma, questo è possibile. Però, ecco, vederle in questo contesto che si aiutavano l'una con l'altra, sicuramente ha permesso attraverso questo strumento di metterle tutte quante allo stesso livello e quindi di non entrare in competizione fra di loro, perché molto spesso la mancanza di comunicazione fra di loro è una sorta di competizione, no? Io sono più brava di te, io capisco più di te. Ecco, quindi in questo caso invece ha dato la possibilità di condividere, di entrare quindi in condivisione e collaborare maggiormente fra di loro. E questa è stata, secondo me, una delle giornate più illuminanti, ecco, da questo punto di vista, perché ha avuto dei risultati molto importanti. Ci sta guardando male. Beh, va bene. Ok, va bene. Io non ho altro da dire, grazie.